Buonasera, in primo piano l'omicidio del giudice Antonino Setta, 66 anni, di Canicattì, presidente di sezione della Corte d'Assise di Palermo, e del figlio Stefano, di 35 anni, celibre disoccupato. Un delitto di chiaro stampo mafioso accaduto ieri sera intorno alle 23 sullo scorrimento veloce Agrigento-Caltanissetta, pochi chilometri prima del bivio per Serra di Falco. Cominciamo a vedere il primo dei servizi che abbiamo preparato. Carmelo Sardo è andato stamattina sul luogo del delitto a Caltanissetta, dove si stanno coordinando le indagini. Una pioggia di proiettili, 40 colpi di pistola calibro 9, forse di più. Sono passate da poco le 23 di ieri sera. In questo tratto di guardrail al chilometro 48 della scorrimento veloce Agrigento-Caltanissetta, nei pressi del bivio per Serra di Falco, finisce la sua corsa la Lancia Prisma del giudice Antonino Saetta. All'interno ci sono due corpi crivellati di proiettili. Sul posto guida quello del magistrato, a fianco il figlio Stefano di 35 anni, celibe, disoccupato. Una voce anonima avverte il 113. In poco tempo la statale 640 si paralizza. Arrivano le pantere della polizia, i carabinieri, i vigili del fuoco. I due corpi vengono estratti fuori dall'auto per capire meglio di chi si tratta. Hanno i volti sfigurati. Di lì a poco, 5 km più avanti, in contrada Giulfo, lungo la provinciale che porta a Serra di Falco, viene rinvenuta la carcassa dell'auto utilizzata dal comando omicida. È ancora avvolta dalle fiamme, ma si riesce a leggere la targa e a risalire al proprietario. È una BMW 520 grigio metallizzato, rubata ad Agrigento il 17 settembre scorso. Un'esecuzione di chiarissimo stampo mafioso. Il giudice Saetta, nato a Canicattì 66 anni fa, era presidente di sezione della Corte d'Assise d'Appello di Palermo. La moglie, Luigia Pantano, anch'essa di Canicattì, è titolare di una farmacia e di un deposito di prodotti farmaceutici in Corso Vittorio Emanuele a Canicattì. E quest'ultimo fine settimana, come era abituato a fare, il dottor Setta l'aveva trascorso proprio a Canicattì, assieme al figlio Stefano. Secondo il racconto del figlio Roberto, avvocato di 30 anni, ripreso qui stamattina davanti alla camera mortuaria del cimitero di Caltanissetta, dove sono state portate le due salme, ieri sera, attorno alle 21, mentre si trovava nella sua casa palermitana di via Zandonai, è arrivata la telefonata del padre che lo avvertiva che sarebbe partito in serata, verso le 10, e non l'indomani mattina, come aveva preannunciato in una telefonata di mezz'ora prima. Per un attimo ho avuto la sensazione che il nostro telefono fosse sotto controllo, ha detto ai cronisti Roberto Saetta. Come facevano i killer a sapere che sarebbe rientrato in nottata e non questa mattina? Ma a giudicare dalle indagini, i sicari si erano appostati nei pressi dell'abitazione canicattinese del giudice, hanno atteso che uscisse e si mettesse in cammino con l'auto e lo hanno seguito. Avrebbero così atteso di imboccare un tratto di strada a rettilineo sul cavalcavia che vedete, prima di entrare in azione con le loro calibro 9, forse anche con una mitraglietta. Spetterà adesso al dottor Biagio Guardabasso, direttore dell'Istituto di Medicina Legale di Catania, accertare le cause esatte del decesso e le armi utilizzate dai killer dopo l'autopsia. A Caltanissetta, intanto, questa mattina, gli uffici della questura e la caserma dei carabinieri sono stati presi d'assalto da decine di cronisti, cameraman e fotoreporter. È arrivato di buon'ora anche l'alto commissario per la lotta alla mafia, Domenico Sica, e alle 18 in prefettura c'è stato un vertice operativo presenziato dal ministro dell'Interno, Antonio Gava, giunto appositamente da Roma, assieme al capo della polizia Parisi. Il giudice Saetta è il primo magistrato giudicante che cade sotto i colpi mortali della mafia. L'elemento su cui si stanno concentrando le indagini degli inquirenti riguarda la quasi certa nomina di Saetta a presidente del maxi processo d'appello contro la mafia. E sulla scorta di questa considerazione, polizia e carabinieri ritengono che l'ordine di uccidere il magistrato sia partito da Palermo, così come palermitana dovrebbe essere la mano omicida. A Palermo, il magistrato girava su un'auto blindata, anche se il figlio Roberto ha dichiarato che gli capitava spesso di uscire da soli col padre a piedi e senza scorta. A Canicattì, sulla scorrimento veloce, di sera, col buio, c'è poco traffico e soprattutto il giudice era senza scorta né auto blindata, ma è presto per definire nei dettagli ogni cosa. Pagò con la
alla vita l'avere compiuto con fermezza e coraggio il suo dovere di giudice. Ecco le parole che si leggono sulla lapide della tomba del giudice Antonio Saetta, sepolto nel cimitero di Canicattì. L'epitaffio: fermezza e coraggio, le doti e le virtù di colui che non ha mai compiuto un passo indietro, violando i propri doveri di magistrato e di uomo. Antonio Saetta, Canicattì, 1922, Caltanissetta, 1988. È stato magistrato in servizio a soli 26 anni. Poi, tra l'altro, presidente di Corte d'Assise d'Appello, prima a Genova, poi a Caltanissetta e a Palermo. Si è occupato del processo per la strage Chinnici e contro gli assassini del capitano Emanuele Basile, e la sentenza d'appello, dopo una tanto discussa assoluzione in primo grado, fu emessa poche settimane prima della morte. Antonio Saetta condannò all'ergastolo gli esecutori materiali del delitto: Vincenzo Puccio, della famiglia di Ciaculli, Croce, Verde, Giardini; Armando Bonanno, della famiglia di San Lorenzo Colli; e Giuseppe Madonia, figlio del capofamiglia di Resuttana, Francesco Madonia, componente della cupola di Cosa Nostra dell'epoca, il governo regionale della mafia siciliana, presieduto da Michele Greco, il Papa. Ecco svelata la colpa del giudice Saetta: avere applicato la legge. Antonio Saetta non si è piegato per aggiustare il processo Basile, che, come raccontano i pentiti, stava a cuore a Totò Riina. Poi si rincorsero sempre più ricorrenti le indiscrezioni secondo cui Saetta sarebbe stato presidente d'appello al maxi processo di Palermo, lo stesso istruito da Falcone e Borsellino, e la cui sentenza in Cassazione il 30 gennaio 92 infuocò di rabbia Riina e provocò prima la morte di Salvo Lima e poi la strage di Capaci. Il pentito Salvatore Cancemi ha ricordato che Raffaele Ganci e Salvatore Biondino gli raccontarono che Riina ordinò l'omicidio di Antonio Saetta per soddisfazione della famiglia Madonia, e perché, più semplicemente, il giudice canicattinese non assolse gli imputati. Cancemi ricorda ancora che, trattandosi di un omicidio eccellente, fu investita l'intera cupola e il verdetto fu unanime: Saetta morto. L'agguato scatta il 25 settembre 1988 lungo l'autostrada Agrigento-Caltanissetta. L'automobile su cui viaggia Saetta e il figlio Stefano è affiancata dai killer e trivellata di colpi, un classico di stampo mafioso. Saetta incontra la morte rientrando a Palermo dopo aver partecipato a Canicattì al battesimo di un suo nipotino. Per l'omicidio del magistrato e del figlio sono stati condannati all'ergastolo Salvatore Riina e Francesco Madonia come mandanti, e gli agrigentini Pietro Ribisi da Palma di Montechiaro in concorso con Michele Montagna, Nicola Brancato e Giuseppe Di Caro come esecutori materiali. Giuseppe Di Caro, canicattinese, capo provincia di Cosa Nostra Agrigentina, poi ucciso dagli stigiari, si sarebbe volentieri occupato del delitto per conquistare prestigio e per consolidare i rapporti di alleanza con le cosche dominanti del palermitano. La collaborazione tra la mafia palermitana e agrigentina fu anche un segno di compattezza e di risolutezza, quanto mai dirompente. Infatti, per la prima volta è stato ucciso un magistrato giudicante, dunque un giudice terzo, non un giudice istruttore, oggi pubblico ministero, che per definizione accusa l'imputato. È un salto di qualità di politica criminale, una eccezione che introduce una regola mortale: chiunque amministra giustizia e offende interessi mafiosi è in pericolo di vita. Testimonianza storica della eccezionalità di quanto accadde è che ai funerali di Antonio e Stefano Saetta a Canicattì volle partecipare, accanto al capo dello Stato, a ministri, a segretari di partito, anche l'intero Consiglio Superiore della Magistratura. E ciò non si verificò mai prima, né si sarebbe verificato poi, nemmeno dopo le stragi del 1992. La sentenza di condanna al processo per il duplice omicidio Saetta è definitiva.
Il timbro della Cassazione ha assegnato giustizia terrena al sacrificio della vita di un servitore dello Stato. Chi lo ha conosciuto e secondo quanto tramandano le pagine della storia, Antonio Saetta è stato uomo onesto, leale, intelligente e dedito al proprio lavoro, capace di dimostrare la sua natura cordiale e la sua sensibilità tanto in famiglia quanto nell'ambiente lavorativo e con gli amici. L'omicidio di un altro magistrato canicattinese, Rosario Livatino, più giovane, 2 anni dopo, il 21 settembre del 1990, ha quasi offuscato il ricordo della morte del giudice Saetta e del figlio, rischiando che il sangue versato lungo la statale 640 trascorresse nell'oblio. Il figlio, l'avvocato Roberto Saetta, su Livatino ricorda: l'amicizia con il giudice Livatino è stata un po' esagerata. Probabilmente mio padre e Livatino si conoscevano di vista, perché erano entrambi di Canicattì. Ma mentre Livatino viveva lì, mio padre si era trasferito a Palermo dai tempi dell'università. Si tornava a Canicattì per andare a trovare i parenti, anche perché anche mia madre è di Canicattì. Il figlio del giudice Saetta smentisce anche alcune ricostruzioni del celebre film su Livatino, Il giudice ragazzino. Sì, mio fratello Stefano è stato rappresentato come un disabile, mentre in realtà aveva avuto solo qualche disturbo psichico che lo costrinse ad abbandonare gli studi, ma si trattò solo di una breve parentesi. Stefano era uno sportivo, una persona di spirito, allegra e perfettamente in salute. E poi ancora, mio fratello è morto nello stesso momento in cui è stato ucciso mio padre. Hanno sparato contemporaneamente ad entrambi. Se in macchina, accanto a mio padre, ci fossimo stati io o mia madre, avrebbero ucciso noi. Quel giorno è capitato a Stefano. Sono le 15.55. Davanti la chiesa madre di Canicattì, nel cuore della città, ci sono assiepate da oltre un'ora centinaia di persone. Un vasto spiegamento di forze dell'ordine. Arriva la croma turbo diesel Blue Note con dentro il capo dello Stato. Accanto a lui il ministro Sergio Mattarella. È la prima volta che il presidente della Repubblica, Francesco Cossiga, giunge in provincia di Agrigento. Sale le scalinate che portano all'ingresso della chiesa quando qualcuno tra la folla inveisce contro il governo. «Fuori il camorrista Gava!» gridano. «Avete ridotto l'Italia una fogna mafiosa!» E addosso al presidente arrivano una decina di monetine. Chi c'è ancora? Chi è che si porta per le bianche? Un piccolo incidente. Poi la cerimonia comincia, alle 16 in punto, davanti all'altare le due bare. Sopra quella del giudice, Antonino Saetta, c'è adagiata la sua toga. Accanto, quella di suo figlio Stefano, coperta di corone di fiori. Oltre al presidente Cossiga, ci sono tantissime altre autorità, dal ministro di Grazia e Giustizia Vassalli, ai membri del Consiglio Superiore della Magistratura, dal presidente dell'Ars Lauricella al segretario generale del PRI Lamalfa. C'è il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, l'assessore Sciancula in rappresentanza del governo regionale, il giudice Falcone, il procuratore capo della Repubblica di Palermo Vincenzo, il primo presidente della Corte d'Assise palermitana Carmelo Conti, decine di magistrati, prefetti, deputati regionali e sindaci. In prima fila, di fianco al banco di Cossiga, i parenti, la moglie del magistrato ucciso, Luigina Pantano, il figlio Roberto e la figlia Gabriella. Comincia il rito funebre, celebrato dall'arcivescovo Bonmarito. La sua voce si leva altissima, imponente. «Chi sarà la prossima vittima, signor Presidente?» dice Bonmarito. E ancora, «Vogliamo uscire da questo labirinto che sembra senza speranza. Vogliamo uscire dalla vergognosa cura delle tangenti e dal maledetto pizzo», continua l'arcivescovo. E rivolgendosi ancora a Cossiga, sottolinea come la Sicilia attende l'aiuto concreto, visibile, tangibile dello Stato. Nessun sussurro in chiesa. Dopo le parole di Bonmarito cala il silenzio. La messa va avanti,
giornalisti, fotografi e operatori di ripresa sgomitano. Finisce la solenne cerimonia. Cossiga va subito via con Mattarella. Fuori dalla chiesa, timide reazioni, come quella del procuratore generale di Palermo, Paino. La mafia, ma da questo a dire che avevamo vinto, che avevamo sgominato, ne correva. I fatti danno ragione, il collega Falcone, il collega Borsellino, io, tutti quanti ci siamo occupati di queste cose, sappiamo che è una strada irta, piena di difficoltà, lunga, nella quale l'impegno quotidiano deve essere costante e soprattutto guai alla tentazione di credere che possa essere soltanto il momento giudiziario a darsi carico di un fenomeno che per le sue implicazioni politiche, sociali, economiche richiede lo sforzo complessivo di tutti i settori dello Stato. Cerchiamo di avvicinare il ministro Vassalli. Mi pare proprio il caso, guardi, abbiamo parlato stamattina a Palermo, adesso alla Chiesa proprio no. Grazie. Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando. Sindaco Orlando, mi perdoni, non è il luogo adatto, ma che cosa... Infine il primo presidente della Corte d'Appello di Palermo, Carmelo Conti. Perché saetta? Cosa? Perché saetta secondo lei? Ma queste fossero così chiare le risposte, non ci sarebbero nemmeno bisogno di fare le indagini e i processi. Che significato dà questo orrendo omicidio? Abbiamo già dichiarato due volte. Può essere una vendetta, può essere un avvertimento. Le due bare vengono portate a spalla fuori dalla chiesa, la gente applaude. Canicattì saluta un magistrato tranquillo, onesto, ma soprattutto due cari concittadini trucidati da una lotta di sangue che sembra non avere fine.